Elena, buongiorno Radio Siena TV, io sono Giulia Maestrini e questa è la nostra trasmissione del mattino in cui analizziamo i fatti della giornata, chiacchieriamo e cerchiamo di capire un po' meglio cosa succede intorno a noi. Il lunedì 3 febbraio comincia il mese di febbraio all'insegna delle temperature ormai primaverili e questo insomma ci fa capire che c'è qualcosa di strano ormai nelle nostre stagioni, ma cominciamo subito a dare uno sguardo ai giornali nazionali come facciamo ogni mattina, partendo dal Corriere della Sera. E la notizia del giorno, che in realtà è la notizia di ieri, arriva da Roma, dall'Istituto Spallanzani, l'ospedale specializzato nelle malattie infettive, dove un team di ricerca ha isolato il coronavirus. Ovviamente lì allo Spallanzani sono arrivati i due turisti cinesi ammalati che sono stati ricoverati a Roma e questo gruppo di ricercatrici è riuscita a isolare il virus. No, non è la prima volta, era già stato isolato in Cina, ma la Cina non aveva diffuso i dati, è stato isolato anche all'Istituto Pasteur di Parigi, però chiaramente questa è una bella vittoria per la ricerca italiana e i giornali danno a questo team di ricercatrici al femminile il titolo di apertura, dal Corriere della Sera ad esempio, che titola "Ora l'Italia cerca la cura, annuncio dello Spallanzani isolato il virus, intanto in Cina i guariti superano i morti". Oggi il rientro dei connazionali da Wuhan con, ricordiamo, un aereo che è stato mandato apposta e che atterrà a Pratica di Mare proprio in questi minuti. Il messaggio di Mattarella al presidente cinese. Ora chiaramente questa equipe al femminile ha fatto molto molto notizia, non solo perché ha avuto questi risultati brillanti, ma anche perché una delle ricercatrici che ha isolato il coronavirus è una precaria da 1.500 euro al mese. E questo, insomma, bisognerebbe ricordarselo quando poi parliamo di ricerca, università, quando c'è un ministro come Fioramonti che chiede i soldi per l'università e non gli vengono dati e si dimette. Insomma, facciamo un gran parlare dei nostri risultati, come in questo caso, senza poi andare a guardare cosa ci sta dietro. Dalla Repubblica invece, andiamo sulla Repubblica, che mette in apertura una intervista a Bossi, a Umberto Bossi, il leader iniziale, insomma il fondatore della Lega Nord, quando si chiamava appunto Lega Nord. E dice la Repubblica: "Il vecchio Bossi, caro Salvini, così sbagli tutto. Il padre della Lega, il nazionalismo ci fa perdere. Se vai con l'estrema destra resti solo". Questo è l'analisi di Bossi nei confronti di Salvini, che rivendica appunto il ruolo che vuole il Nord dice vuole una voce, e così era nata la Lega Nord, e critica Salvini che insomma negli ultimi tempi, in modo nemmeno più troppo velato, si sta spostando sempre più verso l'estrema destra, anche con atteggiamenti particolarmente violenti da un punto di vista verbale e di comunicazione. E quindi questo appunto il vecchio leader che lo riporta un pochino, cerca di riportarlo nel recinto iniziale, nel perimetro iniziale con cui nacque la Lega. Sempre sulla Repubblica, sulla spalla rimane il tema coronavirus, la lotta all'epidemia. "Gli angeli del virus", titola con una foto dei due delle ricercatrici di questo team dello Spallanzani, isolato a Roma grazie a tre ricercatrici, una è precaria a 1.500 euro al mese, italiani con la febbre, rimpatrio negato. Ora, su la scelta delle parole si è aperto un dibattito nelle scorse ore, insomma su tanti siti e portali di informazione, questa faccenda degli angeli del virus, per cui questa narrazione sempre un po' patriarcale, un po' paternalista, non sono angeli, sono donne ricercatrici che comunque fanno il loro lavoro e che hanno avuto dei grandi risultati frutto di un lavoro e di una formazione lunga negli anni, non è che sono angeli, insomma queste le parole bisognerebbe, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti. Detto questo, ci fermiamo in pubblicità e poi andiamo a parlare agli affari di casa nostra. Buongiorno,
Siena, ben trovati in questo lunedì 3 di febbraio e cominciamo un po' a chiacchierare degli affari di casa nostra partendo dai giornali locali. C'è stata una notizia che arriva dalle Scotte perché c'è stato un picco di influenza con accessi record al pronto soccorso. Sono state 172 le persone che nella sola giornata di sabato hanno raggiunto l'ospedale di Siena, che ovviamente sono tante per l'analisi dei flussi delle scotte. La maggior parte portavano sintomi simili influenzali, quali febbre, tosse, mal di gola. Chiaramente è il momento dell'influenza, lo sappiamo bene, e probabilmente anche la questione che dicevamo prima, coronavirus, fa scattare un po' il panico. E infatti sulla Nazione c'è una intervista a Emanuele Montomoli, che avevamo avuto anche noi ospite nei giorni scorsi qui a Buongiorno Siena, che ripete un po' quello che ci aveva raccontato anche a noi, cioè che e dice: coronavirus, ne muoiono più per l'influenza. Il professor Montomoli: bella notizia, aver isolato il virus, ora abbiamo il microorganismo e possiamo trovare possibili antidoti, perché ricordiamo che aver isolato il virus significa proprio poterlo studiare effettivamente, capire come si sviluppa, come trasmette il contagio e quindi anche come lo si può curare magari con un vaccino. E chiaramente la psicosi è un po' diffusa, e quindi anche questo picco di accessi al pronto soccorso probabilmente è dovuto anche a quello. Intanto per il coronavirus, diceva stamani le autorità sanitarie, ci si aspetta il picco vero e proprio in questa settimana, una settimana a 10 giorni, dopodiché dovrebbe cominciare a scendere. Allora a quel punto, con i dati reali, si cercherà di capire la vera portata della situazione. Per quanto riguarda invece Siena, torniamo un attimo a quello che è successo venerdì, perché venerdì c'era il consiglio comunale e ricordiamo anche che c'è stato l'intervento del professor Giovanni Gozzini a chiusura, che ricordava il giorno della memoria, che era stato lunedì scorso, e in quel consiglio comunale ci sono state diverse questioni aperte. Una fra tutte era quella di questo regolamento per i consigli di area, questa sorta di organismi di area che dovrebbero andare a interessare delle parti del territorio comunale fuori dal centro storico, un po' figli o nipoti o pronipoti delle vecchie circoscrizioni. Su quel regolamento la maggioranza inizialmente si era un po' spaccata, poi si è riunita nel voto, ma come raccontava ieri Orlando Pacchiani sulla Nazione di ieri, insomma, c'è stato un po' di confusione in consiglio comunale, botte e risposte, scambi accesi e quant'altro. Vediamo un attimo com'è andata nel servizio di venerdì di Siena TV. Una discussione di 3 ore, quella sul regolamento per i consigli d'area, è iniziata quasi in sordina e poi conclusasi con l'approvazione del regolamento. La titubanza iniziale si è trasformata in un lungo e in alcuni momenti anche concitato botta e risposta. Ad aprirlo i partiti dell'opposizione, che hanno presentato 2 emendamenti, approvato solo quello di Giulia Perriccioli sulla quota rosa nella composizione del consiglio d'area. Potevano essere valutati non a livello politico se fossero stati presentati in maniera così specifica come hanno fatto oggi in commissione, che cioè oggi purtroppo hanno assunto una valenza più che politica, e quindi siamo stati costretti a bocciarli perché non avevano più il senso logico che potevano avere se fossero stati presentati in commissione. Ecco, le ex consulte territoriali a questo punto possono essere chiamate così. Hanno visto una partecipazione più che esigua da parte della cittadinanza, ovvero votarono il 4% degli aventi diritto, 2.000 abitanti. Noi abbiamo impostato questo tipo di democrazia, tra virgolette, indiretta, o comunque simile a come avvengono le elezioni per le province, andando a prendere le persone che si proporranno e che saranno sicuramente volenterose di lavorare per il loro territorio. Fronte unico della maggioranza, nonostante le posizioni espresse qualche giorno fa lasciassero presagire il contrario. I dubbi sollevati dai consiglieri di Voltiamo Pagina insieme a Staderini e Sabatini tramite comunicato e post su Facebook non hanno trovato continuità in aula, perché sciolti in seguito alle parole rassicuranti del sindaco De Mossi, che ha garantito sulla legittimità dei consigli d'area nonché sulla loro lontananza da quelle che erano le vecchie consulte territoriali. A giocare un ruolo decisivo anche il carattere sperimentale che rende i consigli soggetti a verifica. Ma le nostre perplessità iniziali nascono da alcuni punti che a noi legalmente ci davano preoccupazione,
Poi ci siamo confrontati con il sindaco, che ha superato tutta quella che è stata tutta una serie delle nostre perplessità. Se in un anno e mezzo ci fossero state delle perplessità, io le avrei saputo chiaramente, e purtroppo devo dire che non ne ho ricevute, se non da parte del Presidente del Consiglio, ma in maniera molto superficiale. Quindi mi sono un po' stupito, ecco, delle tempistiche e del modo soprattutto con cui sono state espresse, ovvero a mezzo stampa a una settimana dal voto. Ecco, è stata una cosa che non mi è piaciuta, però alla fine abbiamo trovato una quadra e spero che questo regolamento sia stato votato in maniera positiva e convinta da tutta la maggioranza. Ecco qua, così è andata, il regolamento è stato votato e quindi adesso prenderà l'iter per diventare operativo. Ricordiamo che la differenza un po' con i vecchi consigli di, appunto, sia di circoscrizione che di consulte territoriali è che questi organismi non saranno elettivi, ovvero non si chiameranno i cittadini a votare i rappresentanti in questi organismi, ma saranno di nomina sindacale, che significa che saranno tutti gli effetti degli incarichi fiduciari, cioè il sindaco e la giunta nomineranno loro spontaneamente, non so bene su che base di selezione o su che lista di ipotesi i rappresentanti che andranno a far parte di questi consigli di area. Questo è stata un po' la conclusione della giornata di un consiglio comunale molto acceso, con un sacco di temi sul tavolo e che appunto è andato in scena venerdì con questo, diciamo, momento di frizione che poi si è ricomposto, ma che, come dicevamo con i nostri commentatori anche la settimana scorsa, chiaramente fa capire che ci sono delle cose che si stanno muovendo o che comunque bollono in pentola. Io intanto vi ricordo i nostri contatti, il 339 15 20 060 che è il numero di Radio Sena TV a cui inviare il vostro SMS, WhatsApp o anche messaggio vocale, noi lo racconteremo come sempre nella nostra trasmissione, 339 15 20 060. Intanto facciamo, come spesso accade, come quasi tutti i giorni, un salto oltre le mura e cominciamo questa settimana andando a sud della nostra provincia, dove c'è per noi Francesca Campanelli che ci racconta cosa succede da sud. Buongiorno Giulia, buongiorno Siena, notizie dal sud della provincia. Beh, per voi che avete appena vissuto un fine settimana all'insegna del vino, vi do notizie che riguardano i grandi vini di questo territorio. Noi ci prepariamo a vivere le anteprime sia del Nobile di Montepulciano che del Brunello di Montalcino. Per entrambi c'è una notizia che arriva quando è già iniziato appunto il conto alla rovescia per questo importante evento. Buona notizia per il Nobile di Montepulciano, perché il MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha riconosciuto una battaglia che va avanti da tempo, in cui il Consorzio e il Comune sono stati appoggiati fin dall'inizio dalla Regione Toscana per l'introduzione obbligatoria nell'etichetta del termine Toscana, quindi sarà vino Nobile di Montepulciano Toscana, e questo non solo ma per tutti i vini praticamente di Montepulciano, compreso il rosso. Quindi una buona notizia, molto soddisfatto, molto contento il sindaco Michele Angiolini. Per quanto riguarda il Brunello, sono rumors ma che hanno insomma una certa attendibilità, visto che la notizia è stata riportata da riviste specializzate, da riviste del settore. Pare che la grande maison francese Louis Vuitton sia in trattativa, qualcuno dice stia addirittura già concludendo l'acquisto di Villa Banfi, che è un po' di Castello Banfi, che è un po' l'immagine, il simbolo del Brunello. Vedremo se questa notizia sarà confermata, magari chissà prima ancora di Benvenuto Brunello, che come ben sapete è il grande evento dell'anteprima del vino di Montalcino. E poi anche oggi, anche questa settimana, si apre con tanti interrogativi che riguardano la questione geotermia in Amiata. Perché? Perché veniamo da un fine settimana caratterizzato da questo duplice appuntamento in contemporanea nei locali del Teatro Cinema Amiata da Badia San Salvatore, amministrazione comunale che ha appoggiato fin dall'inizio il progetto di Sorgenia e i tecnici
dell'azienda hanno presentato il progetto della centrale geotermica, mentre fuori c'era un rumoroso e colorato corteo. Ne facciano parte i comitati ma anche tanti commercianti, con una protesta, un malessere che sta crescendo soprattutto a Radicofani, perché lo ripetiamo sempre, il progetto, la centrale verrebbe realizzata nel comune di Abbadia San Salvatore, ma visibile, ben visibile dalla rocca di Chino di Tacco, e poi di fatto a pochi metri di distanza dal comune di Radicofani, dove prima di raggiungere il sit-in alla protesta i negozianti hanno deciso di abbassare le serrande e tenere chiusi, sempre in senso, in segno di protesta, i loro negozi. Dunque una questione che, lo ripetiamo sempre, sta spaccando un territorio, e vedremo che conseguenze avrà, magari anche sul voto per le regionali, perché questo è un tema molto molto sentito in questi territori. Per questa mattina, Giulia, direi che è tutto, ti restituisco la linea. Buongiorno Siena, ancora in diretta in questo lunedì 3 febbraio, sono rimasta un giorno indietro, e abbiamo sentito la nostra Francesca Campanelli dal sud della provincia mettere sul tavolo un tema importante come sarà quello appunto della geotermia e dell'energia, che, diceva Francesca in chiusura, toccherà anche le regionali, come è necessario e inevitabile che sia. A proposito di regionali, mentre siamo ancora in attesa del candidato che si presenterà con il centrodestra e sfiderà Eugenio Gianni per la presidenza della regione Toscana, abbiamo sentito nel frattempo il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna, che insomma è stato in pectore per tante settimane, ma sul cui nome ultimamente, dopo soprattutto il risultato dell'Emilia Romagna, sembra che ci siano dei dubbi. Sentiamo che cosa ci ha detto Vivarelli Colonna. E mi si chiedesse oggi che cosa io potrei pensare nell'eventualità di una candidatura, io risponderei semplicemente che, per come sono fatto io, per come è il mio carattere, per come io sono abituato a lavorare nella vita, dove programmo quello che farò tra 2 anni, con 2 anni di anticipo, fare una campagna elettorale senza aver mai saputo nulla al riguardo fino ad oggi, a 3 mesi dalle elezioni, sarebbe uno sforzo immane, sarebbe un qualche cosa di non vicino al mio modus vivendi, al mio modo di essere, soprattutto al mio modus operandi. Se dovesse arrivare ora, io spero che non arrivi, perché ora dal mio punto di vista i tempi sono per me, non per il popolo del centrodestra, che sicuramente avendo il PD trovato l'anello di congiunzione tra pessimo passato Rossi e disperato futuro Gianni, sicuramente il candidato potrà vincere. Ecco, ma per me, per come sono fatto io, è un mio limite personale, ognuno nella vita ha dei limiti, io riconosco che di avere il limite di non essere molto incline all'improvvisazione. Quindi spero non mi sia chiesto. Se mi dovesse essere chiesto, valuterò la progettualità che mi sarà proposta. E nella vita mai dire mai dire sì, mai dire no, bisogna sempre essere aperti. C'è un'inclinazione, c'è una tendenza. Oggi se io dovessi giocare al Superenalotto oppure scommettere, direi che c'è il 99,5% di possibilità che io non mi candidi nel caso in cui mi venisse chiesto. 99,5%, insomma, la percentuale che è piuttosto definita a sentire. Questo era il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, che dice appunto c'ha la possibilità il candidato di centrodestra di vincere la regione Toscana, ma non voglio essere io, il che insomma è da una parte chiaramente rispettabilissima la scelta di dire ormai è troppo tardi, sarebbe un'improvvisazione. Vedremo, e ci aspettiamo che in questi giorni, insomma dovrebbe essere in questa settimana l'incontro fra i leader nazionali della coalizione di centrodestra per sbrogliare la matassa dei candidati regionali, non solo in Toscana, ricordiamo che si vota in 6 regioni, e quindi vedremo che cosa ci aspetta. Intanto, per tornare sulle notizie senesi, ieri una notizia prettamente senese, ieri si è votato nella contrada della Tartuca, e Carapelli è il nuovo priore della Tartuca, eletto con il 90% dei voti. Ci sono le sue interviste sia sul Corriere che sulla Nazione, dove parla chiaramente di quello che lo aspetta. Antonio Carapelli, nuovo priore della Tartuca, del buon rapporto con il capitano, della sua squadra di vicari e di collaboratori, di quello che succederà in questo periodo, dei rapporti con l'avversaria, e anche del Museo del Palio, del quale dice c'è stato spiegato in un recente incontro organizzato dal sindaco e dall'architetto progettista, abbiamo compreso che i contenuti e abbiamo
abbiamo nominato un rappresentante in magistrato. Insomma, il suo punto è: può andare avanti la Galleria del Palio senza contrapporsi o sovrapporsi ai musei delle contrade, e personalmente sono molto d'accordo con lui, come ho sempre detto in varie occasioni. Ancora una notizia interessante che arriva invece dal Corriere di Siena, dove Susanna Guarino continua a fare il suo discorso, il suo approfondimento sui negozi storici. Lo aveva già fatto nei giorni scorsi, ma adesso fa una vera e propria mappatura delle botteghe storiche, anche se a Siena non esiste un vero e proprio albo delle botteghe storiche. Esiste più una lista che era stata stilata, censita dal Comune di Siena nel 2006 e pubblicando un volume che si chiamava proprio Le botteghe storiche. Erano 140 nel 2006, quelle che quindi potevano vantare una storia alle spalle. Bene, Susanna Guarino scrive oggi che di quelle 140, a distanza di 13 anni, 34 non esistono più e molte altre hanno cambiato almeno ubicazione, e fa tutta una rassegna, un reportage di tutti i negozi storici nati a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento e che invece nel frattempo sono scomparsi. Quello della scomparsa dei negozi storici è un tema aperto, è quello sul commercio è un tema aperto di cui abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi e su cui tante voci stanno contribuendo al dibattito, e che forse meriterebbe un maggiore approfondimento, non soltanto nella lotta, nel dischieramento fra chi vuole comprare online e i negozianti che dicono Amazon ci sta uccidendo, ma forse meriterebbe un discorso un pochino più approfondito, anche perché, come abbiamo detto tante volte, se Siena vuole essere una città di cultura, di turismo colto, di turismo di livello medio-alto, anche l'offerta dei commercianti e dei negozi deve essere adeguata, e chiaramente la sparizione, la scomparsa delle botteghe storiche non aiuta in questo senso. A questo punto, ultima notizia, che però non è una notizia, è solo un annuncio: il Comune farà uscire a breve il nuovo bando per la gestione della fortezza. Il Vivi Fortezza, organizzato dall'Associazione Propositivi quest'estate, ha avuto buoni risultati secondo gli organizzatori, quindi uscirà a breve un nuovo bando che stavolta non sarà più per un solo anno, ma sarà per 2 anni, quindi con una progettualità un pochino più lunga, per gestire la fortezza nel periodo giugno-ottobre. Ebbene, insomma, la fortezza è bene che abbia maggiore attenzione, maggiore vivibilità. Come ho detto l'altro giorno a Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio, secondo me potrebbe essere anche l'occasione per far rivivere quello spazio in un'ottica più convegnistica e fieristica, liberando definitivamente il Santa Maria della Scala, che in questi giorni ha avuto un grande successo con Wine in Siena, tanto successo che tanta gente è stata perfino mandata via e che sabato sera si sono anche accesi gli animi, a un certo punto sono arrivati pure i carabinieri, ma che personalmente non mi entusiasma come location, usato come contenitore, come oggi si suol dire, laddove un museo, secondo me, dovrebbe essere un museo, ma questo è un altro discorso. Nuovo salto oltre le mura, andiamo adesso in Valdelsa, dove c'è per noi Filippo Tecce, che ci racconta cosa succede al nord. Bene, cominciamo con Poggibonsi, perché nell'ultimo fine settimana si è parlato molto di termovalorizzatore. C'è stato un incontro venerdì dove era ospite Rossano Ercolini, il fondatore del movimento Rifiuti Zero, un incontro che era stato organizzato dall'associazione Atto Primo e dal biodistretto di San Gimignano. Nell'incontro Ercolini ha sostanzialmente ribadito quel che aveva espresso nelle passate settimane, cioè ha espresso la sua preoccupazione per quel che riguarda le emissioni del termovalorizzatore di Poggibonsi. Il giorno successivo, proprio al termovalorizzatore ai Fosci, c'è stato l'Open Day organizzato da Siena Ambiente, in cui sia il sindaco di Poggibonsi Davide Bussagli che il presidente di Siena Ambiente hanno dato ampia rassicurazione ai cittadini per quel che viene fatto, per la qualità del lavoro che viene svolta ed anche per in termini proprio di sicurezza ambientale. Dunque dicono loro nessun rischio per la salute dei cittadini di Poggibonsi, rassicurazioni che tra l'altro sono arrivate anche dagli ingegneri stessi di Siena Ambiente. Poggibonsi e San Gimignano, entrambe attraverso un supporto, un sostegno economico della Regione Toscana, attraverso finanziamenti regionali, investono sulla sicurezza tramite la videosorveglianza.
Capogevosi, appunto, tramite un cofinanziamento della regione saranno installate altre 27 telecamere che si aggiungono appunto alle altre già esistenti, per un totale di 146 telecamere. Alcune saranno posizionate appunto nei luoghi di accesso, di ingresso alla città, con il riconoscimento targa per capire in sostanza chi esce e chi entra da Poggimonsi. 60 invece sono le telecamere a San Gimignano già operative, se ne aggiungeranno altre 11, di cui 6 appunto anche in questo caso con la lettura della targa, che andranno ad implementare un sistema già esistente con 5-9 telecamere nelle aree periferiche che praticamente prima erano sguarnite. Colle di Valdelsa, perché da gennaio 2020, dal mese scorso, il CREA appunto diventa a tutti gli effetti un ente qualificato per fare analisi sull'amianto. Il CREA, cioè il Centro Ricerca Energia Ambientale, riceve questo importante riconoscimento, ed in provincia di Siena solo attualmente adesso il CREA, visto il recente riconoscimento, e prima ancora l'ASL, erano gli unici enti riconosciuti per fare questo tipo di rilevazione. Chiudiamo con Monteriggioni, perché giovedì scorso c'è stato il sopralluogo all'immobile della Tognazza, l'immobile ex Capandoli, da parte della Curia, che è proprietaria della struttura, e del sindaco di Frosi e del sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini, con l'impegno appunto congiunto di Comune e Curia di riqualificare quest'area appunto della Tognazza e renderla anche sicura per i cittadini. Ecco qua, grazie a Filippo Tecce che ci fa il punto come ogni lunedì sulla Valdelsa. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi parliamo di cultura con un ospite assai gradito, presidente della Biblioteca degli Intronati, Raffaella Scheria, fra poco. Buongiorno Siena, bentornati in diretta in questo lunedì 3 febbraio. Buongiorno e benvenuto Raffaele Ascheri. Buongiorno a tutti. Ben trovato, presidente della Biblioteca degli Intronati e tanto altro, insegnante, scrittore, blogger, uomo di cultura. Ci racconti un sacco di cose. Si fa il possibile. E la prima domanda che vorrei farti, perché il nostro contatto era iniziato qualche giorno fa, poi ci siamo dovuti un attimo organizzare, ma era iniziato in occasione di lunedì scorso, il giorno della memoria, in cui tu hai tenuto questa conferenza alla biblioteca con un excursus sull'antisemitismo nella storia, quindi dal Medioevo fino a oggi, a ieri e anche a oggi. Di Siena TV, che certo, ha ripreso tutto, sì. E che è andata bene, c'era tanta gente, sei soddisfatto? È andata molto bene, devo dire, al di sopra delle più rose aspettative. E che dire, il problema dell'antisemitismo l'abbiamo visto, è un problema, sai bene, che dal 2003 è cresciuto in modo esponenziale. Eravamo intorno al 3% di sostanzialmente negazionismo, no? E ora siamo intorno al 15, quindi qualcosa è accaduto, e qualcosa che sicuramente deve preoccupare. Quindi ogni occasione, ricordando che non ci si può limitare al 27 gennaio, bisogna agire prima e dopo, però certamente c'è una data che catalizza, e quindi noi cerchiamo di fare quello che credo la biblioteca debba fare, e che ripeteremo anche in occasione della giornata del ricordo, per le foibe sostanzialmente, il 10 febbraio, con sempre chi vi parla, e poi la presenza di Elettra Paresi, che è una signora molto ben documentata dell'Associazione Senese degli Esuli Istriani, e quindi lei ci può dare un contributo, perché la sua famiglia purtroppo ha vissuto sulla propria pelle quella che è stata un'altra tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Assolutamente, e i dati a cui faceva riferimento Raffaella Scheri sono di questa indagine Eurispes che è uscito proprio nei giorni scorsi, il rapporto Italia 2020, che dice appunto che dal 2004 a oggi, quindi sostanzialmente in 15 anni, chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta era appunto meno del 3%, comunque, o che comunque ne minimizza la portata, diciamo, erano meno del 3%, oggi sono quasi il 17%. Questo insomma è un dato che ci fa pensare, anche perché in realtà negli anni recenti si è fatto molto proprio per portarla avanti, la legge sul 27 gennaio, giornata della memoria, è del 2000,
Quindi ha fatto i 20 anni. Paradossalmente doveva essere il contrario, cioè aumentare la consapevolezza e la conoscenza. Sì. Secondo te questa cosa da dove viene? Questo sicuramente non è solo quello, ma una parte della responsabilità è anche di certa politica, su questo non c'è dubbio. È un fenomeno un po' generalizzato, non solo ovviamente italiano, vedete quello che accade in alcune parti dell'Europa, per esempio dell'Est, dove già c'è un tasso di antisemitismo maggiore rispetto all'Europa occidentale, a parte la Francia. E, insomma, questo è un problema su cui veramente non si può e non si deve scherzare, non si deve minimizzare, perché questo è un problema che poi ha delle ricadute, non riguarda mai solo la minoranza degli ebrei, che già sarebbe tanto, ma riguarda l'atteggiamento generale verso le minoranze, verso gli altri, verso in generale. Il diverso da noi, esatto, non l'esterno. Quindi non è mai solo, come ho detto anche lunedì scorso, un problema del rapporto con la comunità ebraica, che poi ripeto anche a Siena oggi ridotta ai minimi termini, però esiste, certo. Sappiamo, lo ha giustamente detto anche il sindaco che è venuto a portare il suo saluto lunedì scorso, che a Siena non c'è stato solo il rastrellamento del 1943, ma il 28 giugno del 1799 i moti del Viva Maria partiti da Arezzo hanno portato 13 ebrei a essere bruciati vivi in Piazza del Campo, e questa è una cosa che purtroppo certi gruppi, qui non politici, ma purtroppo c'è un gruppo vicino che si ritrova a Staggia Senese, una volta all'anno ha istituito un premio, un gruppo cattolico tradizionalista, in cui si in qualche modo implicitamente si avvalla il Viva Maria. Si commemora in qualche modo. Questo è un qualche cosa che dovrebbe farci riflettere, dovrebbe farci capire in conclusione che l'antisemitismo purtroppo è polimorfo, cioè ha veramente tante facce, c'è la politica, ma non solo la politica, come appunto nel caso di specie. A proposito di questo, mi viene in mente, togli la maglietta del presidente della biblioteca, metti la maglietta dell'insegnante, perché in questi giorni c'è stata anche questa polemica a Firenze, no? Di questa insegnante che, diciamo, ha criticato fortemente la Liliana Segre, dicendo ai suoi studenti è solo una che cerca visibilità, che si vuole far vedere, e questo ha innescato chiaramente la protesta dei genitori, il preside l'ha sospesa e quant'altro. Ma mi chiedo, perché la scuola è stata spesso accusata al contrario di essere indottrinante, di avere professori che danno troppo instradamento agli alunni, no? Cioè è tirata sempre la scuola da una parte o dall'altra, quando invece è un luogo di formazione, non di informazione, ma per eccellenza, no? Quindi qual è il ruolo della scuola in tutto questo? Sarebbe fondamentale, ma come anche nel mio ultimissimo libro, mi permetto ora di farmi pubblicità, che si intitola Il professor Ugo Popolizio, che è un romanzo, è un libro ironico, anche parodistico, però sul mondo della scuola ho cercato di dimostrare come oggi la scuola purtroppo venga meno rispetto a tante cose che potrebbe fare. Ora, nel caso specifico, credo si commenti da sola, no? Perché certo. Cioè, la docente è stata sospesa, ho letto proprio ieri, sì. Ma il problema è più vasto, questo non riguarda solo il discorso dell'antisemitismo. La scuola oggi, a mio modo di vedere, rispetto a quello che potrebbe fare, fa poco, nel senso che i giovani di oggi sono troppo protetti, spesso in famiglia, non sempre, ma spesso in famiglia, e molto spesso anche a scuola, protetti nel senso che si fa poca selezione. Allora qual è uno dei paradossi della scuola, e non solo di oggi? Che i ragazzi arrivano alla fine del percorso scolastico che sono stati aiutati, a mio modo di vedere, spesso troppo. E non sanno nemmeno scrivere in italiano. E quindi c'è il problema dell'italiano o del vecchio fare di conto, eccetera. Poi arrivano in un mercato del lavoro che oggi è più difficile di prima, cioè è meno garantito, è più difficile trovare lavoro, è più una giungla rispetto a prima. Quindi ci arrivano senza avere le spalle sufficientemente larghe. E questo è un problema, perché la scuola dovrebbe insegnare prima di tutto
ad avere le spalle più larghe per quello che poi è il futuro che aspetta i ragazzi. Questo oggi molto spesso non lo si fa, si parte dalle elementari, a mio modo di vedere, gonfiando i voti, per cui spesso alle elementari c'è 9 politico, e ora questo lo sanno i genitori meglio di tutti, poi si continua con le medie, alle superiori si scende di poco e poi però si arriva o all'università o al mondo del lavoro, in cui al ragazzo insomma viene richiesto qualche cosa in più e c'è, e lo, non schiaffo. Hanno, e c'è lo schiaffo e loro non sono abituati a prenderli perché non li hanno mai presi. Questo è il problema. Quando uno, la nostra generazione, che non è che sia una generazione, parlo della nostra, ovviamente tu sei molto più giovane, ma la generazione dei cinquantenni non ha fatto la guerra, ecco, diciamolo molto chiaramente, però qualche schiaffo lo prendeva, o diretto o indiretto. Oggi arrivano a 18 anni, non sanno neanche che cosa sia. Questo è vero. E questo è un problema, perché poi sarà la società, come si diceva una volta, che si incaricherà di schiaffeggiarli. Assolutamente, assolutamente, molto vero. La scuola è un tema, fra l'altro, che ci sta a cuore, insomma, tu per lavoro, ma perché sì, ma è veramente il luogo. Non può non stare a cuore, esatto. A tutti, no? E invece sembra che non stia tanto a cuore a chi ci governa, laddove si va a tagliare sempre sulla scuola. In apertura facevo proprio riferimento alle ricercatrici di Roma che hanno isolato coronavirus, e una di loro prende 1.500 euro al mese perché è una precaria della ricerca, insomma, quindi vabbè. Andiamo avanti e torniamo invece a parlare di quello per cui ci siamo sentiti, ovvero la biblioteca. Allora, Raffaella Schera è stato nominato un po' più di un anno fa, era ottobre del 18, a capo del presidente della biblioteca comunale. Incarico, ricordiamo, gratuito era e gratuito è rimasto, vero? Non è che è stato reintrodotto nel frattempo. Sì. E su questo, io non sono tanto d'accordo sul fatto che gli incarichi debbano essere gratuiti. Comunque, chi fa bene il suo lavoro ha tutto il diritto di essere retribuito. Ma questo non è un tema che vogliamo trattare. Lo diceva anche Papa Leone XIII. Vedi come sono, pensa te, senza volere, come sono colta. E no, voglio dire, la biblioteca che vive comunque, tu sicuramente le ha dato un bel imprinting, un bello sprint alla biblioteca, riaprendo molto le porte con tante iniziative, con tante presentazioni, con tanti eventi di cui spesso e volentieri fai insomma il padrone di casa. Quello praticamente sempre, diciamo, esatto. Sì. E che aveva un quattro, mi sono ripresa un pochino l'idea programmatica che avevi lanciato quando appunto sei entrato, quattro direttrici principali, allora vediamo un po', innanzitutto la scienza e quindi il sapere, sì, la cultura umanistica e quella scientifica, sì. Togliendo, cercando di eliminare le fake news, poi la musica, il rapporto con la storia dell'arte e il cinema, queste erano un po' le idee. E più o meno, insomma, come stiamo andando? Sì, anche sulla musica, per esempio, che è una novità assoluta. Abbiamo fatto proprio a gennaio un incontro molto partecipato sulla figura di Fabrizio De André, è venuta anche una band senese, ma abbiamo anche ovviamente parlato e ne faremo altri, e quindi questo è un elemento di novità, come quello appunto cui accennavo, giustamente l'hai richiamato, che era un po' assente a mio modo di vedere, il rapporto fra la cultura scientifica e la cultura umanistica, quella ben presente già da prima con la presidenza di Roberto Balzanti. E anche questo mese ancora non ho per esempio il giorno preciso perché devo aspettare una risposta, ma del coronavirus parleremo. Quindi entro febbraio, ora poi appena è sicura la data verrà comunicata, ci sarà anche un incontro da questo punto di vista, storia della medicina e purtroppo attualità, perché certo. E credo che, non so se ne ha già parlato, ma insomma sia sempre più evidente come insieme a preoccupazioni più che legittime ci sia anche un discorso di psicosi. Assolutamente. E questa è la prima, l'ho scritto ieri sul blog, è la prima pandemia nell'era da social, no? Esatto. Quindi questo vedete che sta creando, per esempio, no, l'idea che mi dicono, giri molto, che per esempio prendendo la tachipirina si possa essere a posto. Questa non l'avevo sentita. Sì, è una cosa che pare giri molto sui social. E a questo proposito, ecco, ti avevo detto che ti avrei dato una notizia
non sul coronavirus, perché sarebbe un'anteprima mondiale. Sarebbe, no, ieri chi doveva fare ha fatto quello che doveva, appunto, come hai richiamato. No, la cosa è che l'idea personale, e poi come anche presidente, di fare il 19 marzo prossimo, fra un mese e mezzo, una giornata dedicata al detox digitale. Ah. E faremo, cercheremo, ovviamente poi non ci seguirà nessuno o quasi nessuno, ma insomma di fare questa giornata in cui raccomandiamo, te lo dico già da ora, appunto, quindi anche voi aiutatemi a richiamarlo, tema. 19 marzo, me lo segno, che guarda. Ognuno si stacchi almeno per un'ora dai social e legga un libro, quello che vuole, sia un libro per bambini, sia un libro di saggistica, ma legga qualcosa stando in silenzio e non guardando non spulciando il proprio cellulare. Sarebbe già un piccolo vedere che cosa succede, perché per molti è un qualche cosa di ormai desueto stare anche un'ora senza guardare il telefono. Sì, abbiamo fatto a settembre un incontro proprio sul detox digitale, molto interessante, c'è un libro che è uscito e quindi perseguiamo anche questa idea. Tra l'altro è un tema molto all'ordine del giorno, ci sono cliniche, soprattutto negli Stati Uniti, per i grandi manager delle grandi aziende, che costano un sacco di soldi e che sono luoghi come quelle cliniche di alto livello per la disintossicazione dalle varie dipendenze, no? Alcol, droghe, eccetera, dove questi grandi manager super stressati vanno lì, spendono un sacco di soldi per lasciare i telefoni. Però è un problema, infatti, che riguarda qualunque generazione e qualunque portafoglio. Come al solito, però, è adulto e magari ha un bel portafoglio, lo può fare, è avvantaggiato. Certo. Il ragazzino no, non ce la fa, e questo lo vediamo bene a scuola, lo vediamo bene in tutti. Riuscite a farli stare senza telefono per 5 ore? Sì, da noi è obbligatorio, loro arrivano, lasciano il cellulare in un cassetto e lo riprendono tutti insieme. Sì, ora è una questione anche di abitudine e di rispetto delle regole. Poi c'è sempre qualcuno che ci prova, che ha il secondo cellulare. Insomma, addirittura. Però, insomma, in linea di massima ce la facciamo. E la scuola, visto però in Italia, ecco, ci tengo a dirlo, non esiste, a differenza della Francia, una regola nazionale, che invece appunto... Cioè, appannaggio delle singole scuole. Sì, invece sarebbe bene che ci fosse a livello nazionale, ecco, come è appunto in Francia. Assolutamente, benissimo, 19 marzo, detox digitale, ce la segniamo anche noi, perché mi sembra una grande idea. Pubblicità e poi rientriamo con Raffaella Scheri. Buongiorno Siena, ancora in diretta con me Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca degli Intronati. Dicevamo, una delle cose anche programmatiche che tu avevi messo nel programma era l'apertura, cioè l'extramenia, chiamata così, cioè non solo portare gente in biblioteca, cosa che succede, accade e sta funzionando, mi sembra, insomma. Non riesco a venire tanto spesso, però quando sono venuta ho sempre... Giallo. Lo so, avete ragione, però anche l'idea di contaminare con l'esterno, no? Quindi portare la biblioteca fuori dalla biblioteca. Questa cosa sta funzionando? Ma abbastanza, e abbiamo soprattutto un'idea per la primavera, appunto, e per quello che insomma possiamo fare noi anche per l'estate. Poi, tra le linee programmatiche, ricordavi appunto anche la storia dell'arte, no? Perché noi qui siamo a Siena, spesso tutti ce ne dimentichiamo, ma abbiamo uno scrigno di bellezza, come diceva un certo Antonio Tabucchi, inevitabilmente lui lo diceva riferito alla sua Pisa: quando tutti i giorni si passa davanti a dei capolavori c'è la l'assuefazione, no? Cioè, si smette di vederli. E lui passava davanti a Piazza dei Miracoli, magari guardava l'orologio, ecco. E questo succede inevitabilmente. Io per esempio ieri l'ho scritto sul blog, sono stato dopo un paio d'anni che non ci andavo in Pinacoteca, e devo dire che è sempre uno spettacolo, ecco. Passare dal Sodoma al Beccafumi, prima la scuola senese, ma anche molto altro, è veramente una cosa che purtroppo molti senesi non frequentano. Sappiamo che la prima domenica
del mese c'è l'ingresso gratuito in tutti i musei statali. Ieri c'era più gente sicuramente del solito, ma anche ieri ho visto che rispetto a quello che immaginavo, io pensavo, da una parte speravo di arrivare lì e di fare gente, la fila, di fare un po' di coda, invece sono arrivato a un'ora sicuramente non particolarmente anticipata e non ho fatto la coda. Da una parte mi ha fatto piacere, ma dall'altra sinceramente no. E sì, il tema della Pinacoteca è un tema aperto da tanto tempo, voglio dire, no, l'idea c'è stata la chiusura, poi l'idea anche il trasferimento al Santa Maria della Scala, oppure comunque di creare una biglietteria unica che faccia da traino per tutta l'Acropoli. Questo però non si possa fare per la questione appunto del gestore, sono gestori e proprietà diverse. Però sicuramente è un tema che è quello della storia dell'arte, che io assolutamente avallo e spero e mi auguro che l'aprire della biblioteca all'esterno non voglia dire quello che si vede qualche volta, cioè aprire al vino, ai panini, no, alla questo, zumba e a tutto il resto, questo, vero? Questo, mi prometti che non si berrà mai del vino in biblioteca? No, questo, cioè no, nel senso sì, con tutto il rispetto ovviamente per il vino, che sappiamo è una bevanda che ha una cultura dietro, no? Questo certo, non c'è dubbio, però ecco, io credo che certi luoghi, come sicuramente la biblioteca, debbano restare, possano aprirsi, ma fino a un certo punto, ecco, mettiamola così. E invece da un punto di vista, negli ultimi tempi sono uscite statistiche drammatiche sul rapporto fra gli italiani e i libri, no? Che è un po' quello che dicevamo anche prima parlando di questo detox digitale. Siamo uno dei fanalini di coda in Europa e soprattutto nelle giovani generazioni. In Italia, ho interrotto, ma in Italia abbiamo circa un terzo degli italiani che leggono, il terzo di lettori, che quelli tendono a leggere anche un po' di più sopra la media, no, ma anche sono un settore in crescita. Il problema è il restante 70%, gente che non legge praticamente mai. Sappiamo anche che in Italia circa il 70% delle persone fa fatica a comprendere un testo scritto e immagino questo, che sia lo stesso 70%. Questo è il problema, questo appunto, partendo dalla scuola ovviamente. Questo è un dramma che nasce nelle aule scolastiche, ma poi c'è l'analfabetismo di ritorno, espressione coniata, analfabetismo funzionale da Tullio De Mauro, e questo è un problema enorme. Noi abbiamo cercato di allargare, per esempio abbiamo messo quella cassetta lì di condivisione dei libri in fortezza, bellina da morire, come idea bellina, sta anche funzionando, ma è chiaro che è un piccolissimo, certo, è un granello di sabbia, no? Uno è un segnale, un messaggio che uno dà. Il problema è che in Italia, al paradosso, ci sono troppi pochi lettori e troppi libri, esatto, perché ci sono troppe persone. Purtroppo io qualche volta ho dovuto dare risposte anche inevitabilmente negative, sgradevoli, perché che vengono a proporre del materiale che sinceramente non è da biblioteca. Ecco, magari poi se una libreria vuole lo fa, però magari materiale autoprodotto, sì, ma quello è la qualità che spesso manca, perché purtroppo c'è tutta una serie di persone. È bello il fatto di scrivere, meno bello il fatto che poi si pensi tutti automaticamente di essere sulla scia di Manzoni. Ma quello è un po' il discorso social che facevamo prima sulle notizie, oggi siamo tutti un pochino sovradimensionati, per cui come si pretende che leggendo 5 minuti Wikipedia si diventa tutti esperti di tutto, e così diventiamo anche tutti scrittori, tutti giornalisti. È quella. Questo purtroppo è un grande problema di chi pretende di fare un mestiere e invece ne dovrebbe fare altro, con tutto il rispetto. Quindi bisognerebbe allargare la platea dei lettori e restringere un quella po' quella degli scrittori, puntando ovviamente di più sulla qualità. Questo è inutile sottolinearlo. Una battuta in chiusura, visto che siamo un pochino in chiusura, e tutti a Siena ti conoscono come l'eretico, il tuo blog che ha avuto Antesignano rispetto a tutti gli altri,
insomma, quando ancora i blog erano... devo dire che sempre va riconosciuto il santo. Era arrivato, prima, ok, allora prima di me, mi chiedo per scusa, però insomma fustigatore del sistema Siena, che è una frase che ti... di cui ha parlato tanto, e tanti libri, tanta attività sul blog, poi una scelta quando hai avuto l'incarico istituzionale di, diciamo, fermarti un attimino dicendo ho un incarico istituzionale e quindi questo mi mette, fra virgolette, in stand-by rispetto a questo tema. Questo vedo che hai colto. No, che per carità, secondo me io lo comprendo, ma chiedo, ti manca? Lo fai con fatica quello di stare in panchina, oppure sei contento di questo ruolo? Però ti devo tirare le orecchie in conclusione. Vai. Perché tempo però fa... Però non hai risposto, eh? No, ti dico sì e no, un po' sì, okay. Un po' no. Ma ti tiro le orecchie in conclusione perché qualche settimana fa hai detto in trasmissione, e infatti l'ho ripreso sul blog, dice ma... prima a Siena c'era, no, la libertà di pensiero perché c'erano appunto i blogger e via dicendo. Questo in parte ovviamente è così perché noi eravamo molto attivi nella denuncia, però voglio dire che era un sistema un po' diverso. Io non voglio dire che oggi sia perfetto, ci mancherebbe altro da questo punto di vista, però noi scrivendo ci siamo esposti a, diciamo, varie problematiche. E come sai bene c'era un sistema che era imperniato intorno al Monte dei Paschi, che proprio parlo di livello di informazione, aveva un controllo molto forte su quello che veniva detto, quindi è chiaro che non è che venisse oscurato il blog, però insomma problemi ce ne sono stati molti, giudiziari e di varia natura. Quindi oggi, ma io sono contento di questo e bisogna lavorare affinché sia sempre più così. Oggi diciamo che si può criticare, mi pare, in modo un po' più libero, quantomeno senza, mi pare, implicazioni giudiziarie. Poi dimmi tu se... Non lo so, questo qualcuno la potrebbe avere da ridire. Secondo me bisogna sempre vedere poi da che parte le cose si guardano, no? Certo, cioè ognuno ha il proprio punto di vista. Certo. La cosa che a me però, fa sorridere... Diciamo, un sistema in cui c'era una banca che diramava a livello politico anche certi input, questo... ora mi sembra difficile che ci sia. È vero, ce ne saranno altri. Io sai, io all'epoca ho sempre fatto il mio lavoro con tutti, generale. Per cui la cosa che mi permetto di dire, che forse è stata un po' fraintesa anche perché poi a volte quando si parla, insomma, può darsi che le frasi vengano anche diverse da come uno se le immagina. Io vorrei, e non è il tuo caso, perché tu sei sempre stato corretto e spesso di solito assolto anche dai tuoi processi, quindi sempre. Questo significa io vorrei distinguere la libertà di espressione e di critica dalla libertà di insulto, che sono due cose profondamente diverse. Lo dicevo anche quando facevo il blogger, diciamo, di denuncia. Denunciare con le pezze d'appoggio, con le carte, con le notizie eccetera è un discorso, certo. Infamare le persone a caso è un altro. Questo secondo me non deve essere sotto nessun tipo di governo. Completo. Che su quello c'è un punto di incontro completo e totale, non c'è dubbio. E questo è un po' il nostro punto di vista, e che nel digital detox, che sarebbe tanta cosa buona e giusta, mi raccomando, ora in questo mese e mezzo proponiamo magari troviamo un modo anche noi per fare qualcosa, potremmo usare quel giorno proprio per parlare con qualcuno, diciamo, se fra di invece social. Che lo 0,2 fosse l'1,2% che ci segue, sarebbe già un successo. Noi già un successo storico. Noi seguiremo. Eccoci qua, siamo in chiusura. Grazie a Raffaella Scheri di essere stato con noi. Grazie a Samu Piras in regia. Torna Sofia, come sempre, dopo di me. Buona giornata, ci vediamo domani con Buongiorno Siena.